Grazie. Devo dire che insomma, rispondere a questa interpellanza è utile perché è un problema che è stato sollevato quest'estate più volte grazie a segnalazioni di cittadini che hanno scritto a Specchio dei Tempi. Proviamo quindi a dire una parola definitiva e poi eventualmente, come dire, diciamo, ne riparliamo. Alla città questo canone viene riconosciuto sin dal 2011, a seguito di una deliberazione di giunta che è stata quindi assunta dalla città di Torino, ai sensi della normativa vigente. A seguito di questo provvedimento, l'attuale distributore del gas, quindi AES, ha usufruito, come tutti gli altri distributori del resto d'Italia, della proroga dell'affidamento del servizio nelle more della definizione da parte del Ministero del competente degli ambiti per l'effettuazione delle successive gare per la selezione del distributore del gas. Anche qui nell'area metropolitana siamo in attesa, cioè abbiamo già espletato le prime formalità per la gara, ma insomma faremo anche qui la gara per la selezione del distributore. Quindi questo canone comunale è dovuto sin dal 2011, per cui doveva risultare già nelle bollette emesse successivamente al gennaio di quest'anno, cioè già dalla bolletta di marzo del 2011, doveva risultare questo canone che la città introita da AES sin da allora. Quindi noi lo percepiamo dalla società sin da allora. Questo è evidentemente un problema di fatturazione che è direttamente imputabile al fornitore del gas, che ha deciso di imputare in bolletta l'intero importo relativo al 2012, al 2013 e al 2013. Somme che, come dicevo prima, noi abbiamo introitato sia per il 2012 che per il 2013, abbiamo introitato già da allora. Quindi l'addebito in bolletta nei confronti degli utenti effettuato in un'unica soluzione degli importi dovuti a quel titolo, canone comunale, costituiscono assolutamente una scelta del fornitore, scelta su cui in nessuna maniera la città di Torino ha influito, anche perché, ripeto, noi quel canone lo introitiamo già dal 2011. Grazie. Grazie, consigliere Bertola. Grazie, ma sì, questa vicenda ha suscitato, devo dire, appunto, molto interesse e appunto a noi sono arrivate diverse segnalazioni, per cui ripresi i lavori dopo l'estate abbiamo ritenuto di presentare questa interpellanza, perché effettivamente trovarsi per molte famiglie, questi sono poi 24-25 euro più le tasse sulle tasse, perché in Italia ci sono anche le tasse sulle tasse, comunque una trentina di euro in bolletta in più imprevisti, per molte famiglie non è un problema, però per quelli che fanno fatica ad arrivare a fine mese a pagare le bollette, 30 euro così imprevisti sono stati comunque un problema, specialmente perché poi appunto i cittadini non hanno capito che cos'era questa cosa e quindi molti si sono anche posti il dubbio se fosse veramente dovuta, se non fosse una pretesa infondata e così via. Quindi è giusto fare chiarezza. Devo dire appunto, persino noi che siamo dentro l'istituzione siamo rimasti sorpresi da questo canone perché non se ne era mai sentito parlare. Adesso ho capito che, se non sbaglio, è una delibera giunta ancora dalla precedente amministrazione, quindi dell'amministrazione Chiamparino. Però sì, di fatto un po', cioè, sostanzialmente noi abbiamo permesso a AES, che poi di fatto è un mezzo privato, tre quarti privato, non so come definirlo, perché poi Italgas e Iren, di continuare ad andare avanti a fornire servizio in cambio del fatto che ci desse un po' di soldi, cosa che posso anche capire perché in origine le tubature del gas erano pubbliche, insomma, quindi che è giusto che ci sia un canone, però sostanzialmente di fatto è stato un modo di introdurre un'ulteriore tassa a carico dei cittadini, nel senso che mi pare che prima questo canone non fosse corrisposto, o di fatto fosse annegato in quello che normalmente si pagava già in bolletta, quindi dal 2011 è stato aggiunta questo pagamento. E anche qui, insomma, la domanda che era nell'interpellanza, a cui vorrei sapere anche la risposta è appunto chi determina questo costo, per cui visto che anche la cifra era un po' particolare perché erano, mi sembra, 16 euro per il 2012 e la metà tipo 8 per il 2013, quindi
La domanda è, ma allora come viene determinato? E noi come città, ho capito che non abbiamo la possibilità di interferire con le scelte commerciali del singolo gestore, che poi giustamente, cioè, giustamente c'è da capire se quel gestore poi possa poi chiedere con 2 anni di ritardo un canone arretrato, eccetera. Però a questo punto è una questione privata tra il gestore e i cittadini, che sono i clienti, perché a questo punto è un rapporto privato ed è la scelta del gestore e non della città farlo pagare a questo punto, probabilmente perché si sono dimenticati di farlo pagare prima, non si capisce. Però invece la città vorrei capire se ha un ruolo nel determinare l'importo, perché se siamo noi che chiediamo questo canone vorrei capire se noi come città abbiamo dei margini di manovra, quindi potremmo eventualmente decidere di abbassare, aumentare l'importo, anche considerando che questa è una tassa che va a colpire comunque un bene di prima necessità, di fatto, perché il gas poi serve a cucinare, a riscaldare, insomma, quindi serve a operazioni di prima necessità. Quindi mi piacerebbe capire se nel nostro potere, o comunque come viene calcolato, come è stata fissata questa cifra. Immagino che questa cifra sia indipendente dal gestore, quindi a questo punto chiunque sia il gestore, anche a libero mercato, che uno sceglie se lo trova. E penso si applichi comunque su tutti i contratti, quindi che siano privati, aziende, società, libero mercato, non libero mercato, credo che sia uguale. Vorrei capirne di più, non so se vogliamo poi approfondire anche andando in commissione, però mi piacerebbe capire appunto come funziona la struttura di questa imposta, per capire se noi come città abbiamo dei margini di manovra. E l'altra domanda, ovviamente, a questo punto credo di aver capito che anche per il 2014 vige questo canone, quindi immagino che nella prossima bolletta, ancora adesso di fine anno, i territori si troveranno un altro debito, e anche qui non so se sappiamo quant'è la cifra che deve venire addebitata per il 2014. Quindi grazie per la risposta, e se possiamo appunto capirne di più, soprattutto sui margini di manovra che la città, vediamo adesso, magari anche se possibile in commissione. Grazie. Grazie, prego assessore per una precisazione. Allora, i canoni, diciamo gli importi erano due, 15,99 riferito al 2012 e 8,04 riferiti al 2013. Io credo, allora, questo canone è stato chiesto dalla città alla società in seguito alla proroga dell'affidamento del servizio della distribuzione del gas. Credo che sia un canone, come dire, istituito dall'autorità, anche perché era sotto una normativa proprio per la proroga dell'affidamento. Non ho nessun problema, diciamo, ad andare in commissione, credo però che sia necessario chiamare la società, perché, ripeto, io non ho problemi a dirlo, la trovo una scelta incomprensibile, quella di addebitare l'importo in questa maniera, nel senso che, visto che la città lo percepiva già da allora, probabilmente si poteva fatturare in bolletta già da allora. Però, ripeto, magari poi la società cui abbiamo consigliato di rivolgersi, perché effettivamente delle delucidazioni in merito a questa modalità di fatturazione dovrebbe darle la società, visto che insomma noi questo canone lo riscuotiamo già da 3 anni. Non ho nessun problema ad andare in commissione, ripeto, però credo sia necessario audire anche i vertici della società. Rimango però dell'idea che il canone sia fisso, cioè sia stato determinato in base a dei parametri stabiliti dall'autorità. Comunque andiamo pure in commissione.